Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Io sono Elisa True Crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo come sempre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Prima di iniziare amici e prima dello sponsor voglio solo dirvi due cose perché so che le noterete. La prima è che abbiamo uno sfondo nuovo e questo perché mi trovo ad Hong Kong. Questo è lo sfondo che ci accompagnerà per il prossimo mese, perché starò qua insieme a Edo per appunto un mese o qualcosa in più. Se vi interessa venire con noi in questa avventura, vi consiglio di iscrivervi al mio secondo canale, il canale dei vlog, che vi lascio qui o qui, non mi ricordo mai dove esca. La seconda cosa che sicuramente noterete, o non lo so perché l'ho coperto, comunque mi è venuto un herpes gigante sul labbro, ok? È enorme, più grande della mia faccia. Tu puoi parlare? Proprio così, e insieme scateneremo un putiferio. Non mi passa, ho ritardato il più possibile la registrazione di questo video, ma niente, non vuole andare via, quindi alla fine siamo qui, però chi se ne frega, giusto amici? Quindi direi di andare avanti. Ma prima di cominciare, amici, voglio ringraziare lo sponsor del video di oggi, Cambly. Come sapete, amici, io parlo inglese fluentemente, amo parlare inglese ed è anche necessario per il mio lavoro, perché altrimenti non potrei stare qui a raccontarvi queste storie, perché la maggior parte dei casi che vi porto, come sapete, sono stranieri e le notizie sono in inglese. Cambly è una piattaforma di e-learning che consente di fare lezioni di inglese individuali con un tutor madrelingua oppure lezioni di gruppo con tutor madrelingua e un massimo di due studenti provenienti da tutto il mondo, tutto online. È disponibile sia sul computer sia come app sul cellulare e puoi scegliere tra migliaia di tutor da tutto il mondo con personalità, interessi e professioni diverse, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Oltretutto da poco c'è una nuova feature su Cambly, ovvero Cambly Groups, che consente di praticare il proprio inglese in piccoli gruppi con persone vere, così da migliorare non solo la propria conoscenza della lingua, ma la capacità di ascoltare e comunicare idee complesse. Cambly Groups è perfetto per chi ha imparato la grammatica e le basi a scuola, ma ancora non riesce a essere sicuro nel parlare in contesti reali. Con il mio codice promo ELISA03 avrete la possibilità di ottenere il 50% di sconto sui piani annuali. Vi lascio il link, come al solito, sotto in descrizione. Prego, non c'è di che. E adesso, amici, cominciamo con la storia di oggi. Oggi parliamo di una donna di nome Celeste Nurse e di sua figlia Zephanie. Celeste e suo marito Morne Nurse sono una giovane coppia che vive in Sudafrica, a Cape Town, e che da sempre sogna di avere un bambino. Dopo vari tentativi, Celeste finalmente rimane incinta e con suo marito passano tutti i mesi della gravidanza ad immaginare come sarà il loro bambino e non vedono l'ora di stringerlo tra le braccia. E finalmente il momento tanto atteso arriva il 28 aprile del 1997, quando a Celeste si rompono le acque e viene portata all'ospedale Groote Schuur, sempre a Cape Town. Lo stesso giorno Celeste dà alla luce una bellissima bambina che chiama Zephanie. Celeste passa circa 3 giorni in ospedale fino al 30 aprile e tutti questi giorni li passa appiccicata alla sua bimba, creando da subito un legame con lei. È inutile dirlo, lei e suo marito sono al settimo cielo. Avevano preparato tutto il necessario a casa, avevano preparato la nursery decorandola di giallo, blu e bianco, avevano preparato la culla, il fasciatoio, insomma tutto era pronto per la piccola Zephanie. Ma purtroppo il giorno in cui Celeste sarebbe dovuta tornare a casa con la sua bimba, succede qualcosa di orribile. Celeste aveva partorito tramite taglio cesareo, quindi era ancora un po' indolenzita e stordita a causa degli antidolorifici che le avevano somministrato, e ad un certo punto, mentre si stava per addormentare, vede una donna entrare nella sua stanza vestita di beige e marrone, che erano i colori delle infermiere di quell'ospedale, e questa donna prende Zephanie dalle braccia di Celeste. Celeste era appunto molto stordita, quindi in realtà è grata del fatto che un'infermiera si stesse prendendo cura di Zephanie mentre lei si addormentava. Ma al suo risveglio un'altra infermiera entra nella sua stanza e le chiede: scusi, ma sua figlia dov'è? Celeste le risponde che appunto un'infermiera l'aveva presa, ma la culla di Zephanie era vuota e nessuno riusciva a trovarla da nessuna parte. I had a bit of pain. The nurse gave me the morphine medication.
and I heard the baby cry. And I saw the sister came in. And she asked me, can I pick up the baby? I said, yes, it's fine, you can pick up the baby. And I looked like that and I fell asleep again. Qualcuno aveva rapito la piccola Zefani dalle braccia della sua stessa madre. Le uniche cose che erano rimaste nella stanza come indizi erano una tutina per neonati, di quelle con la cerniera, una busta vuota che non era di Celeste e un cuscino abbandonato per terra in un angolo del corridoio dell'ospedale. Allora, questo corridoio era praticamente il corridoio che dal reparto maternità portava direttamente all'uscita dell'ospedale. Questo corridoio era effettivamente una scorciatoia per le donne in travaglio, in modo che potessero accedere direttamente dalla strada al reparto maternità, ma in questo caso invece paradossalmente era stata una scorciatoia per la persona che aveva rapito la piccola e che le aveva permesso di fuggire più in fretta senza essere vista da nessuno. Ovviamente Celeste va nel panico più totale, tutti iniziano a cercare ovunque nell'ospedale e nei dintorni, vengono chiamate le autorità, ma tutto è inutile. La piccola Zefani a soli 3 giorni dalla sua nascita era stata rapita. Purtroppo a quanto pare nell'ospedale non c'erano neanche le telecamere di sicurezza, anche perché nel 1997 non erano una cosa molto comune e in ogni caso in questo ospedale non c'erano, quindi non c'era davvero modo di capire chi avesse preso Zefani. Dopo questo episodio comunque l'ospedale ha deciso di far chiudere quell'accesso facilitato al reparto di maternità, quello che aveva facilitato la fuga del rapitore, ma ovviamente era stato fatto troppo tardi. Le autorità arrivano alla conclusione che la donna che aveva rapito Zefani si era vestita con gli stessi colori delle infermiere proprio per confondersi e pensano anche che si sia finta una donna incinta, perché se vi ricordate era stato trovato un cuscino buttato per terra nel corridoio. Ecco, secondo le autorità la donna aveva usato il cuscino per fingere una gravidanza, per fingere di essere incinta, anche lì per passare inosservata nel reparto maternità mentre cercava un bambino da rapire. Pensavano anche che non avesse proprio preso di mira la piccola Zefani, cioè secondo loro questa donna cercava un bambino da rapire, non importava quale, aveva scelto Zefani perché aveva avuto l'opportunità di prenderla mentre la madre era da sola e stordita nel letto. Le autorità parlano chiaro con Celeste, le dicono che Zefani era nelle mani di questa estranea e non sapevano come fare a trovarla. Le fanno capire, insomma, che doveva mettersi l'anima in pace. Celeste chiaramente va su tutte le furie e racconta che nel momento in cui le avevano detto questa cosa aveva buttato a terra un armadietto lì nella stanza rovesciando tutto per terra. Era furiosa, non poteva crederci e continuava a chiedere alle autorità come ha fatto a entrare questa persona, come è possibile che qualcuno arrivi, prenda un bambino non suo e se ne vada indisturbata. Ma queste domande non avevano nessuna risposta e quindi a 4 giorni dalla nascita della piccola Zefani, Celeste e suo marito tornano a casa da soli. Celeste racconta che i giorni successivi sono stati un'agonia. La casa sembrava ancora più vuota. C'era la stanzetta di Zefani tutta pronta e il silenzio dentro era assordante. La culla era vuota e Celeste dice di aver sperato fino all'ultimo che fosse tutto un brutto scherzo o che la persona che aveva preso sua figlia cambiasse idea o avesse dei rimorsi e la riportasse indietro, cosa che però purtroppo non accade mai. Celeste racconta anche che di notte a volte si svegliava e sentiva i suoi gatti piangere, miagolare e per un momento mentre era in dormiveglia le sembrava come se Zefani fosse nella sua stanzetta che piangeva e invece poi apriva gli occhi e realizzava che si trattava solo dei suoi gatti che miagolavano. Durante i primi mesi comunque le autorità hanno percorso una pista, hanno avuto una sospettata. La sospettata era una vicina di casa di Celeste, una donna che a quanto pare nessuno dei vicini aveva mai visto incinta. Eppure, da un giorno all'altro, era stata vista con un bambino piccolo.
Le autorità avevano indagato su questa donna, erano andati a casa sua, ma avevano scoperto che il bambino in questione era un maschio, quindi non poteva ovviamente trattarsi di Zefani, e comunque non hanno neanche trovato nulla di sospetto, quindi suppongo che quel bambino fosse davvero suo figlio, nonostante tutti dicessero di non essersi accorti della sua gravidanza. Dopo questo episodio le indagini però si fermano e il caso si raffredda. Celeste prova ad andare avanti con la sua vita e dopo Zefani fa altri 3 figli di nome Cassidy, Joshua e Mika, che nascono tutti nello stesso ospedale da cui Zefani era stata rapita, e davvero non oso immaginare l'ansia di Celeste in quei giorni. Nonostante questo, lei e suo marito negli anni non hanno mai smesso di cercare Zefani. Celeste ha rilasciato più interviste che poteva per mantenere sempre alta l'attenzione dei media, e tutti gli anni lei, suo marito e i figli hanno festeggiato il compleanno di Zefani. Tutti gli anni, puntualissimi, il 28 aprile, festeggiavano senza mai mancarne neanche uno, sempre chiedendosi dove fosse, se stesse bene, se le stessero facendo del male o se fosse stata venduta a qualcuno coinvolto nel traffico dei bambini, perché ovviamente questa terribile ipotesi era possibile. It's heartbreaking. As a mom, you can't stop thinking about it. Is she okay? Is she not being abused? Celeste in tutti quegli anni è sempre stata molto attiva nel sociale, offrendo il suo supporto ad altre famiglie che avevano passato cose simili, famiglie a cui erano stati rapiti o erano scomparsi i figli, proprio perché sapeva che cosa si provava. Per anni comunque Celeste non ha più notizie sul caso, l'attenzione dei media era ormai scemata nonostante i suoi sforzi, ma un giorno la sua speranza si riaccende quando nel luglio del 2009, quindi ben 12 anni dopo il rapimento di Zefani, Celeste riceve una telefonata molto inquietante alle 3 del mattino da parte di una donna che sussurrando le dice: io so dove è tua figlia. La donna diceva di sapere dove si trovava Zefani, ma chiedeva $25,000 in cambio di quell'informazione. Una signora dal cuore d'oro, insomma. Celeste accetta immediatamente questa richiesta di riscatto perché avrebbe fatto di tutto per riabbracciare sua figlia, ma telefona anche immediatamente alle autorità che decidono di aiutarla coordinando lo scambio. Quella notte Celeste e suo marito non chiudono occhio dall'emozione perché non potevano credere che l'indomani probabilmente avrebbero effettivamente potuto rivedere la loro bambina. Il giorno dopo, Morne, il marito di Celeste, si dirige al luogo dell'incontro, che era un ristorante KFC, e come già detto le autorità li stavano aiutando, quindi prima di tutto gli avevano fornito loro i soldi per lo scambio e poi avevano messo un microfono al marito di Celeste così da monitorarlo da lontano. Quindi Morne si presenta al KFC, aspetta che arrivi questa donna, che però purtroppo non si presenta, e questa è l'ennesima delusione per Morne e Celeste. Le autorità però riescono a rintracciare la telefonata della donna che aveva chiesto il riscatto e riescono a risalire alla sua identità e scoprono che si trattava di una donna di nome Glenda Dubell, che era una vicina di casa della madre di Celeste, che viveva in un'altra città. Quindi probabilmente questa Glenda era a conoscenza della storia di Celeste e aveva pensato di tentare un'estorsione così da guadagnarci 2 soldi su questa disgrazia. Come ho detto prima, una signora dal cuore d'oro. Le autorità comunque arrestano la donna accusandola di tentata estorsione, ma da quello che ho letto è stata poi rilasciata su cauzione. Successivamente a questo incidente il caso passa al Dipartimento del Crimine Organizzato della Polizia di Belleville, ma purtroppo di nuovo passano anni senza che ci sia nessuna novità. La famiglia Nurse, cioè Celeste, suo marito e i loro figli, però non si arrendono e decidono di organizzare una grossa campagna per diffondere il più possibile la notizia e così da riuscire a trovare Zefani. Fanno volantini, poster e divulgano anche un identikit della presunta donna che aveva rapito Zefani, basandosi sulla descrizione di alcune mamme che il giorno del rapimento avevano visto questa donna aggirarsi per il reparto maternità.
Purtroppo però passano di nuovo anni senza nessun aggiornamento e arriviamo così al gennaio del 2015. I figli dei Nurse sono cresciuti, vanno a scuola e un giorno Cassidy, la figlia più grande dei Nurse che frequenta il liceo, fa amicizia con una ragazza che frequenta la sua stessa scuola e che ha 3 anni in più di lei. Questa ragazza si chiama Michelle Solomon, ha 17 anni e praticamente tutti a scuola sostenevano che Michelle fosse uguale identica a Cassidy. Le prendevano proprio un po' in giro, così tanto che le due ragazze erano effettivamente diventate amiche, unite da questa cosa simpatica, cioè dal fatto che si assomigliassero così tanto. E iniziano anche a scherzarci su, iniziano a scherzare dicendo di essere sorelle e fantasticando sul fatto che magari, chi lo sa, in un'altra vita erano davvero state sorelle. Nonostante la differenza d'età, comunque Cassidy e Michelle diventano inseparabili. Iniziano a passare tantissimo tempo insieme e Michelle racconta che dal primo momento in cui si sono parlate aveva sentito questa connessione istantanea che è stata talmente forte da quasi spaventarla. Le sembrava di conoscere Cassidy da tantissimo tempo. Anche Cassidy a sua volta dice ai suoi genitori la stessa identica cosa. Le persone che le vedevano insieme gli chiedevano continuamente se fossero sorelle e quindi un giorno le due ragazze decidono di farsi una foto, un selfie, così da mostrarlo alle persone e lo mostrano anche alle loro famiglie, perché ripeto, la somiglianza era davvero tanta. Michelle mostra la foto anche a sua madre, una donna di nome Lavona, che come tutti gli altri riconosce l'estrema somiglianza. Mentre quando Cassidy mostra la foto insieme alla sua nuova amica ai suoi genitori, a Celeste e Morne, la loro reazione è diversa. Quando Celeste vede la ragazza nella foto, scoppia a piangere e esclama: "Lei è mia figlia, lei è Zefani." She told me, "Daddy, there's a girl at school that resembles me completely. I wanted to get to know this girl. Wow, why do I feel like this towards this girl?" That's when Morne sent me the photo of her the first time. And I burst out. I got that feeling inside. And I just grabbed my heart and said, "This is my daughter. This is my daughter." Celeste non aveva dubbi che fosse lei. E allora dice a sua figlia Cassidy, che aveva una domanda per la sua amica Michelle. Le dice di chiederle se per caso fosse nata il 30 aprile 1997, che era il giorno in cui Zefani era stata rapita. Il giorno dopo, quindi, quando Cassidy incontra di nuovo Michelle, le fa questa domanda, le dice: "Per caso sei nata il 30 aprile 1997? E Michelle risponde scherzando: "Sì, perché? Cos'è? Mi hai stalkerata su Facebook." Cassidy lì per lì non le dice nulla, le risponde che voleva solo sapere la data del suo compleanno e lo riferisce ai suoi genitori. Qualche settimana dopo, durante l'orario scolastico, Michelle, durante la lezione di matematica, viene convocata nell'ufficio del preside e lì ad aspettarla c'erano 2 assistenti sociali. Questi assistenti sociali la fanno sedere e poi le raccontano la storia della piccola Zefani, questa bambina di 3 giorni che era stata rapita dall'ospedale Grootschur 17 anni prima e che non era mai stata ritrovata. Michelle ascoltava la storia, ma fino alla fine non riusciva proprio a capire il perché l'avessero convocata lì o il perché le stessero raccontando questa storia. E dopo un po' uno degli assistenti sociali le dice che avevano ragione di pensare che quella bambina, Zefani, fosse proprio lei. Michelle lì per lì è confusa ed è sicura che si sbagliassero. Infatti gli risponde che non era possibile, anche perché lei non era neanche nata in quell'ospedale di cui parlavano loro. Lei era nata in un altro ospedale che si chiama Retreat Hospital e distava circa 20 minuti da lì, quindi non poteva essere lei. Gli assistenti sociali però le spiegano che avevano già fatto delle ricerche e non c'era traccia della sua nascita in quell'ospedale. La famiglia Nurse infatti aveva assunto un investigatore privato che aveva appurato questa cosa. Michelle chiaramente è estremamente confusa e risponde che i suoi genitori, Lavona e Michael, non le avrebbero mai mentito, era semplicemente impossibile e per dimostrarlo accetta di fare un test del DNA. Michelle e sua madre, Lavona, avevano un bellissimo rapporto, erano molto unite. Sua madre, appunto Lavona, chiamava Michelle princess, principessa, ed era sempre stata presente
importante nella sua vita e anche con suo padre Michael aveva un rapporto stupendo, quindi quasi non le sembrava vero di trovarsi in quella situazione da film. Cioè, in quel momento Michelle si trovava in una stanza, aveva appena fatto un test del DNA che avrebbe potuto stravolgere la sua vita per sempre. Era assurdo. Michelle era certa che i risultati del test sarebbero stati negativi, e invece non è stato così. Il test risulta positivo e combaciava con quello dei Nurse. Lei era figlia loro al 100%. In quel momento Michelle racconta di essere andata come in uno stato di shock, racconta di essersi seduta e di aver visto tutto nero, ha sentito proprio qualcosa dentro di lei, che si rompeva. La madre che l'aveva cresciuta, che l'aveva amata, di cui lei si fidava e a cui voleva un mondo di bene, in realtà non era chi diceva di essere e soprattutto l'aveva rapita dalle braccia della sua madre biologica al terzo giorno di vita. Cioè, ma immaginatevi scoprire questa cosa su vostra madre. Subito, gli assistenti sociali le chiedono anche se volesse incontrare i suoi genitori biologici, che erano anche loro lì in un'altra stanza. E Michelle racconta che in quel momento c'è stata una sorta di battaglia nella sua testa, perché da un lato non voleva, nel senso che non voleva proprio vivere quella situazione, voleva tornare a casa, voleva tornare indietro nel tempo probabilmente e non scoprire nulla di tutto ciò. Ma dall'altro lato pensava di doverlo a queste persone, di doverle incontrare. Michè o Zefani, vabbè, continuerò a chiamarla Michè per comodità per tutta la durata del video, racconta di essersi sentita in dovere di incontrare i genitori biologici perché poteva solo immaginare quanto avessero sofferto, poteva solo immaginare cosa avessero passato in quegli anni. Why I actually decided to meet them on the day was I felt that I owed it to them. You know, I felt that my mommy really hurt you guys. That was what's running through my mind, and this is the least I can do to say sorry for her part, to show you how I was raised, you know. And I still this back and forth, this battle in my head, like no, I don't want this, I don't want this. But then there's this another part that you need to give these people a chance. They deserve it. This is what they've been through. Quindi accetta di vederli. Loro erano in un'altra stanza e quando la vedono, Celeste le corre incontro e l'abbraccia fortissimo. È un momento a dir poco commovente. Tutti quelli che sono in quella stanza scoppiano a piangere, cioè è una storia davvero pazzesca se ci pensate. E Celeste non può crederci perché aveva passato gli ultimi 17 anni della sua vita a cercare sua figlia e adesso l'aveva trovata e non solo l'aveva trovata, sua figlia era cresciuta e stava bene. Stop crying. I said, finally, I found you. For 17 years, I've been looking for you. I found you finally. You're mine again. An emotional time. When I see the woman that took her, I would like to give her a hug. When I see her and I say, thank you for what you've done. You've done a good job. Look at my daughter. She's beautiful inside out. E pensate oltretutto che per tutti quegli anni Michè aveva vissuto a soli 5 km da loro. Michè però purtroppo racconta di non aver provato la stessa gioia, racconta anzi di non aver provato proprio nulla. Racconta di aver finto di essere felice, di abbracciare i suoi genitori biologici, ma in realtà dentro di lei non aveva sentito niente, perché di fatto per lei quelle persone erano degli sconosciuti. This is what my mother, oh, you know, for what she did. And then I was standing there and I was like, I feel absolutely nothing. You know, I don't feel anything. I don't know if I should cry, if I should laugh, if I should smile, I don't know. Just go with it, you know, just go with it. And that's what I did for so long. La sua vita in quel momento comunque cambia per sempre. Prima di tutto le dicono che non sarebbe potuta tornare a casa sua, perché Michè era minorenne, aveva 17 anni, ancora per 3 mesi, quindi in quei 3 mesi prima di appunto compiere i 18 anni,
l'avrebbero portata in una struttura. Ma la notizia che la devasta di più è che sua madre, Lavona, insomma la donna che fino a quel momento era stata sua madre che l'aveva cresciuta, sarebbe stata arrestata. Michelle era davvero devastata e in quel momento avrebbe soltanto voluto vedere Lavona, voleva parlare con lei, voleva chiederle perché lo aveva fatto, voleva chiedere la sua versione dei fatti, ma non poteva. Un altro momento traumatico per lei è stato vedere suo padre, o comunque l'uomo che fino a quel momento era stato suo padre, Michael, il marito di Lavona, e vederlo sotto interrogatorio da parte della polizia, perché ovviamente le autorità volevano capire se l'uomo fosse stato un complice di Lavona nel rapimento di Michelle. Michelle racconta che suo papà Michael, e spero non sia confusionale, ovviamente quando dico suo papà intendo l'uomo che l'ha cresciuta, perché anche se non è suo padre biologico rimane suo papà a tutti gli effetti. Racconta che Michael era sempre stato il suo eroe, la sua roccia, ed è ovviamente una cosa molto comune per i figli, no? Vedere i propri genitori, i propri papà come quasi dei supereroi, e lei lo vedeva proprio come un uomo indistruttibile, quindi vederlo terrorizzato mentre veniva interrogato dalla polizia le ha spezzato il cuore. Michael in realtà non sapeva nulla, alla polizia risponde in modo confuso, spaventato, non riusciva neanche a credere che Michelle non fosse davvero sua figlia. Michael infatti sostiene che Lavona, sua moglie, 17 anni prima era davvero incinta, cioè loro aspettavano un bambino, quindi quando Lavona è tornata a casa con una bimba, con Michelle, non c'era nulla di strano per lui. Le autorità pensano infatti che forse Lavona fosse davvero stata incinta, ma che abbia poi avuto un aborto spontaneo e che successivamente abbia voluto rapire un bambino proprio perché non riusciva a sopportare il dolore di aver perso il suo. Michael viene infine rilasciato in quanto le autorità non avevano nessuna prova contro di lui, mentre invece Lavona viene arrestata con l'accusa di rapimento. Il processo di Lavona Solomon comincia nel 2015 a Pretoria e sia Michelle sia i suoi genitori biologici, Celeste e Morne, presenziano alle udienze. Ma durante tutto il processo Lavona ha negato qualsiasi accusa. Ha raccontato alla corte di aver provato tantissime volte a concepire un figlio con suo marito, loro volevano un figlio disperatamente. Racconta anche di aver avuto svariati aborti spontanei e di aver anche tentato di adottare un figlio, ma senza successo. Ma poi la sua storia diventava bizzarra, perché racconta che ad un certo punto, non riuscendo a concepire, aveva iniziato un trattamento per la fertilità che le veniva somministrato da una donna di nome Silvia, che non è chiaro se si trattasse di un'infermiera o se fosse una cosa un po' sottobanco, un po' losca. Non lo so, perché purtroppo gli atti giudiziari su questo processo non sono pubblici, quindi ho dovuto basarmi sui pochi articoli che ci sono, che però dicono tutti solo questa cosa qua. Quindi Lavona faceva questo trattamento per la fertilità da questa Silvia, che però un giorno le aveva detto che volendo avrebbe potuto procurare a Lavona direttamente un bambino. Le dice che questo bambino apparteneva ad una ragazzina che non era interessata a tenerlo e voleva darlo in adozione, ma lei invece, questa Silvia, lo avrebbe dato a Lavona bypassando tutto il processo di adozione che, per chi non lo sapesse, è lungo e tortuoso e insomma non è così semplice adottare un bambino. Quindi Lavona aveva accettato e questa Silvia le aveva portato la piccola Zefani o Michelle. Yes, and you kidnapper. Well, they must not judge me. Mr. In the Bible, see, and Mr. Nurse know the Bible. You must not judge people, condemn people. And I asked Mr. Nurse not to judge me. That was in the past. It's now the future. Ora, questa sua versione dei fatti
fa un po' acqua da tutte le parti. Prima di tutto perché chiaramente non c'è nessuna prova che questa Silvia effettivamente esista. E oltretutto, quando sono state chiamate a testimoniare alcune mamme che erano presenti nel reparto maternità quel giorno di 17 anni prima, una di loro in particolare aveva riconosciuto Lavona. Questa donna diceva di averla vista quel giorno in ospedale con in braccio un bebè, probabilmente Zefani. A questa donna avevano proprio fatto identificare Lavona tra tante altre donne, le avevano chiesto di indicare quale tra queste donne secondo lei era quella che aveva visto quel giorno in ospedale. E lei aveva indicato senza esitazione proprio Lavona. E inoltre questa sua versione cozza con quello che suo marito aveva detto, ovvero che Lavona, prima di tornare a casa con una bambina, era effettivamente incinta. Quindi probabilmente le autorità avevano ragione quando avevano ipotizzato che la donna avesse avuto un aborto spontaneo e poi avesse cercato un bambino da rapire. Nel 2016, infatti, Lavona viene condannata a 10 anni di prigione per rapimento, frode e violazione della Children's Act, che sarebbe una legge che promuove il benessere dei minori, e pare che per tutta la durata del processo Lavona non abbia mostrato nessun rimorso per quello che aveva fatto. Non si è mai mostrata dispiaciuta né nei confronti della famiglia Nurse né nei confronti di Michelle. E per Michelle tutto questo è stato davvero straziante. Racconta infatti che quando sua madre è stata condannata, ma anche durante tutto il processo, ogni giorno lei si sentiva morire e pensava proprio: come farò a farcela? Come farò a sopravvivere senza la donna che ho avuto accanto ogni giorno della mia vita? Nello stesso anno Michelle ha visitato Lavona in prigione e ha finalmente e per la prima volta potuto parlare con lei di tutto quello che era successo, perché pensate che da quel giorno in cui gli assistenti sociali erano andati a prelevarla da scuola non aveva mai parlato con sua madre. Racconta che quella prima visita in prigione è stata molto dura per lei, perché lei e sua madre erano divise da un vetro, quindi non potevano neanche toccarsi, e Lavona indossava la classica tuta arancione da detenuta, e Michelle non ce la faceva proprio a vederla così e racconta di aver pianto tantissimo. Michelle dice di averle detto di aver perso la fiducia in lei, in Lavona, e che se voleva riottenerla allora avrebbe dovuto dirle la verità, doveva dirle se davvero l'avesse rapita oppure no. E Lavona a questa domanda le aveva risposto: un giorno te lo dirò. Michelle dice anche di sapere la verità, cioè dice che in cuor suo sa che Lavona probabilmente l'aveva davvero rapita, ma racconta di non serbare rancore contro di lei. Dice che la perdona, perché il perdono porta guarigione nel cuore. Racconta che la sua vita deve andare avanti e che comunque Lavona sa che lei la amerà per sempre. Al compimento dei 18 anni comunque Michelle ha l'occasione di andare a vivere con i suoi genitori biologici, ma decide invece di non farlo perché a quanto pare a questo punto Celeste e suo marito si erano separati e secondo Michelle la loro famiglia non era abbastanza stabile per lei, anzi la definisce direttamente una famiglia incasinata. Decide invece di andare a vivere con quello che aveva sempre considerato suo papà, Michael, che era secondo lei l'unico che riusciva a darle davvero stabilità, l'unico con cui si sentiva davvero a casa. E la cosa che ho trovato un po' triste è che per quanto Michelle abbia tentato di costruire un rapporto con la sua famiglia biologica, non ci è mai davvero riuscita. Anzi, purtroppo racconta di averli iniziati addirittura ad odiare, perché li vedeva come i responsabili del fatto che sua madre Lavona fosse in prigione, cioè per lei erano quelli che le avevano portato via la madre e che le avevano rovinato la vita. Racconta che vederla in prigione, vederla anche al processo con una sciarpa intorno al viso per non farsi guardare, con tutta la gente per strada che le urlava insulti orribili, i telegiornali che la definivano una criminale, le ha fatto troppo male e pensava che in realtà non lo meritasse. Nel 2019, all'età di 22 anni, Michelle ha pubblicato il suo primo libro proprio sulla sua storia, che si intitola Zefani, due madri, una figlia. Nel libro Michelle racconta la storia a distanza di anni e con una nuova maturità e con compassione. Racconta che questa storia
Ha pesato tantissimo sulla sua salute mentale, ma dopo aver fatto tantissima terapia ha imparato ad accettare tutte e due le parti di sé. Racconta che all'inizio ha odiato Zefani e parla di Zefani in terza persona. Dice che l'ha odiata perché è arrivata con violenza, si è imposta nella sua vita, che fino a quel momento era stata perfetta ai suoi occhi e invece Zefani aveva stravolto tutto. Ai suoi occhi Zefani era la verità, mentre Michelle era una bugia, ma alla fine è riuscita ad accettare sia Zefani sia Michelle. E anche se ha tenuto il nome con cui è cresciuta, quindi Michelle, dice che volendo possono anche chiamarla Zefani. Lei non se la prende, però dice di non sentirlo proprio come il suo nome. Nel libro dice anche che i suoi genitori sono e rimarranno sempre Lavona e Michael. Sono gli unici papà e mamma che riconosce come tali. Celeste e Morne sono i suoi genitori biologici, ma lei non li sente come il suo papà e la sua mamma. Alla fine del libro ringrazia entrambi le sue mamme e scrive, riferendosi a Lavona, che si trova ancora in prigione, queste parole. Le scrive: stai pagando il prezzo per amarmi, ti perdono mamma e non posso fare altro che amarti sempre di più. I rapporti con la famiglia biologica, da quello che ho letto, sono rimasti un po' tesi, anche se da quando Michelle è diventata mamma a sua volta di due bambini, racconta di aver cambiato ancora prospettiva e di aver capito un po' di più, cioè penso che sia riuscita ad empatizzare di più sia con sua madre Lavona sia con la sua madre biologica Celeste. Questo caso mi ha lasciato un po' un alone di tristezza, perché da un lato è bello, è bellissimo che Michelle o Zefani sia stata ritrovata dopo tutti questi anni ed è bello che abbia comunque vissuto una bella vita con Lavona e che appunto non sia stata venduta o trafficata come avevano appunto pensato all'inizio. Però è anche triste pensare che dopo aver passato tutta la vita a soffrire e a cercare sua figlia, Celeste alla fine non abbia potuto passarci più tempo. Cioè, che alla fine Michelle abbia deciso di rimanere con i suoi altri genitori, difendendo fino all'ultimo la donna che aveva causato tutto quel dolore a Celeste. Celeste però in un'intervista dichiara anche lei di aver perdonato Lavona, di non avere nulla contro di lei, anzi dichiara di essere grata per il fatto di aver cresciuto sua figlia in quel modo, perché Michelle era diventata una giovane donna forte, intelligente, e quindi la ringraziava proprio per aver fatto un buon lavoro come madre. E penso non sia assolutamente facile come cosa. Io non so se ci riuscirei mai a perdonare la donna che ha rapito mia figlia. Penso ci voglia una forza incredibile che io non so se avrei. Queste, amici, erano tutte le informazioni che avevo su questo caso. Fatemi sapere se lo conoscevate già, lasciatemi un commento, io come al solito finirò il video e poi verrò a leggerli, e nel frattempo vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!